Buonasera, benvenuti a tutti, mi fa piacere vedere molte persone anche non della comunità. Questa sera avremo questo incontro con Don Paolo Spizzato per proseguire su quelli che sono i temi che hanno sviluppato i ragazzi durante la prima settimana di settembre nell'ambito appunto di Settembre in Comunità. Inizierà Don Paolo con un'introduzione e poi ci sarà spazio per un momento di condivisione e di discussione. Grazie. Io ringrazio la comunità dell'invito e sono contento che in questo modo conosco anche un po' la realtà di Pinerolo, perché sono nuovo, ecco, sono pochi mesi a Pinerolo da marzo, quindi sto cominciando a capire dove sono atterrato, ecco, quindi man mano che conosco le varie comunità ringrazio, ecco. Il tema di stasera, il titolo, ecco, sarebbe Per una spiritualità del creato, quindi ci fermeremo sul tema della spiritualità e del creato. E partirei da una considerazione che sento molto, molto mia, ma anche molto vera, perché mi fa anche soffrire come uomo e come prete. E sto pensando un po' all'educazione che abbiamo ricevuto. Noi siamo stati abituati ad avere un rapporto con Dio segnato dal senso di colpa. Noi ce lo continuiamo a portare dentro, questo senso di colpa, e questo ci ha portato a sentirci sempre in difetto. Credo che nella Chiesa serpeggi una sorta, sempre in fondo, ecco, serpeggi una sorta di pessimismo antropologico. Basta pensare un pochino alle nostre liturgie, come le iniziamo, ecco, con questo batterci il petto ripetutamente, come se la gloria di Dio venisse esaltata in proporzione alla nostra indegnità, sembra tutto inversamente proporzionale. E questo, a questo si aggiunga che una certa teologia, per una certa teologia, noi siamo esseri umani ontologicamente cattivi. E quindi abbiamo avuto bisogno di un Redentore che venisse a salvarci, perché segnati da questo male, appunto, dell'essere. Siamo stati abituati ad ascoltare la storia di un Dio orco, di Gesù vittima, di noi fedeli, molto spesso frustrati, che devono essere eternamente grate a questo Dio per la sua bontà e quindi dipendenti in ultima analisi dalla sua volontà. Ecco, quello che è passato, io credo quello che facciamo passare, penso a certi catechismi, non sono parroco fortunatamente e quindi non faccio catechismo, ma l'idea che sta passando, che è passata per molto tempo, è di una religione che non è esperienza liberante, ma piuttosto qualcosa di paralizzante, di mutilante. Noi cristiani abbiamo storicamente radicato la storia della nostra fede non nella bellezza, nella meraviglia della creazione di Dio, ma nella presunta depravazione dell'umana corruzione. È come se avessimo fatto del cosiddetto peccato originale la lente attraverso cui abbiamo guardato Gesù, invece di parlare di una benedizione originale. Ecco, perché ho fatto questa premessa? Perché credo che finalmente le cose
stanno cambiando un po'. Si sente, in realtà c'è sempre stato in maniera molto carsica, ma forse oggi finalmente si sente il respiro di una nuova spiritualità, di una nuova teologia che sta avanzando, che sta uscendo allo scoperto. Grazie anche al Papa che ci ritroviamo in questo momento. E qual è la teologia e la spiritualità che si sta affermando? Qui cito Matthew Fox, che è stato uno dei pionieri di questa visione, è quella teologia che pone al centro la benedizione originaria di Dio invece che il peccato individuale. Cioè all'origine di noi non c'è un peccato originale, ma c'è un amore originante, c'è una benedizione originale, che è diverso. È da lì che bisogna partire. E poi questa teologia invita a spostare il baricentro dall'essere umano al cosmo, come luogo e segno di questa benedizione. Cioè non più una visione antropocentrica, ma cosmocentrica. Perché non siamo il centro dell'universo. Le nuove scoperte ce lo dicono, ma non ci vuole neanche tanto. Noi siamo l'ultima parte di queste, siamo un angolino di questa galassia, tra miliardi di galassie di questo universo. Quindi non siamo il centro dell'universo. Quindi abbiamo bisogno, io credo che questa teologia ci stia portando a spostare il baricentro, non più l'uomo al centro, ma il cosmo al centro di questa benedizione originale di Dio. Perché la benedizione originale cade sull'universo intero, non solo sull'essere umano. Guardate che questa affermazione ha delle ricadute sul... ne faccio un accenno poi alla fine, ma è un tema che non si può ovviamente sviluppare in una serata, ma è la grande, il grande passaggio tra quello che Panikkar aveva espresso come passaggio dell'ecologia all'ecosofia. Oggi noi siamo ancora a parlare di ecologia. Quando si dovrebbe cominciare a parlare di ecosofia, ma di questo ne parlo dopo. Quindi, cosa vuol dire fermarsi sulla spiritualità del creato? Beh, analizziamo i termini. Cos'è creato e cos'è spiritualità? O meglio, cosa intendiamo per questi due termini? Creato. Noi tutti, e tutte le cose che esistono facciamo parte di questo creato. Non solo, tutte queste cose e noi siamo strettamente in relazione. Tutte le cose visibili e invisibili sono tra loro in relazione. Perché il creato è solo fascio di relazioni. La fisica quantistica ce lo sta rivelando, sempre di più. Meister Eckhart, mistico del 200, aveva già intuito qualcosa, i mistici avevano un altro registro, di percezione del reale, diceva la relazione è l'essenza di tutto ciò che esiste. E in questo creato di cui facciamo parte abbiamo un compito, cioè fare giustizia. Cosa vuol dire fare giustizia? È quella che la scienza chiama omeostasi, cioè relazionarsi con ogni cosa a livello della giustizia e non del dominio. Non siamo dominatori di questo creato. Non siamo i signori della creazione. Quindi fare giustizia significa creare questo equilibrio dove tutto possa procedere, perché tutto possa fecondarsi, tutto possa
compiersi. E allora, in questa visione, cosa deriva da questo? Che forse, se vogliamo parlare di peccato, visto che noi cristiani cattolici in particolare, a noi piace molto questo termine, allora dovremmo parlare di nuovi peccati che non vanno mai confessati. Cioè, non vengono mai confessati, in realtà. Voi sapete che peccato è un termine che traduce amartia, che traduce a sua volta un termine ebraico che significa letteralmente mancare il bersaglio. Allora il peccato sarà non riconoscere il compito dell'umanità su questa terra. Voltare le spalle alla creazione e al suo autore che dimora in ogni cosa in questa creazione. Noi siamo qui con un compito in questa creazione. Ecco, quando manchiamo a questo nostro compito, questo è il peccato. Pensate, Abraham Heschel, grande ebreo, rabbino ebreo, scrive: il peccato dell'uomo è il fallimento del suo tentativo di vivere ciò che è. E da qui derivano dei peccati appunto mai confessati. Cito ancora Matthew Fox, perché Matthew Fox ha fatto tutto un lungo lavoro su questa tematica, e sono l'ecocidio, il peccato contro la biosfera, il biocidio contro le specie terrestri e il geocidio, il peccato contro il suolo. Questi sono i peccati mortali che andrebbero confessati, se c'è ancora qualcuno che si confessa. Perché mortali? Perché impediscono il vivere di chi verrà dopo di noi. Capite? Sono mortali in questo senso. Stiamo parlando in questi giorni proprio di queste cose. Questi sono i peccati mortali, perché stiamo creando un ambiente di morte per chi verrà. Quindi la spiritualità del creato è un altro modo di stare al mondo, un vivere su questa terra con un altro stile di vita. La spiritualità del creato si concentrerà sulla benedizione, sulla bellezza originaria, su questo compito splendido e non più sul peccato. Dove benedizione qui sta a indicare che c'è appunto un dono all'origine, c'è un amore che benedice, che dice bene di tutto ciò che esiste. Quindi che non c'è condanna all'inizio, ma c'è questo amore che dice bene, che abbraccia e porta avanti il tutto, perché l'amore non è altro che la forza che manda avanti la creazione. L'amore è questo. L'amore è la forza, l'energia che manda avanti tutto. Dante aveva intuito qualcosa quando parlava di Dio come l'amor che muove il sole e l'altra stella. Che cos'è la spiritualità? Lo spirito, che cos'è lo spirito? È vita, appunto. È ruah in ebraico, vento, soffio, respiro. Lo spirito è questo. Quindi essere donne e uomini spirituali significa vivere una spiritualità matura. E cosa vuol dire?
cominciare a respirare, a respirare. E questo è il nostro compito. Vivere una vita spirituale seria vuol dire cominciare a respirare, cominciare a essere sospinti da questo vento, da questo soffio. Proprio prendere respiro per andare avanti e non fossilizzarsi su sensi di colpa inutili e sentirsi sempre in difetto e sentirsi sempre inadeguati, sempre lì a batterci il petto per mia colpa, una grandissima colpa, essere sempre schiacciati a terra di fronte a un Dio ritenuto il supremo come un grande padrone a cui io servo, devo e gli devo onore, gloria e benedizione. Questa non è spiritualità del creato. Questa è religione che è tutta un'altra cosa. La spiritualità è un viaggio, quindi, e come tutti i viaggi impegnativi bisogna avere un bagaglio leggero. Per questo è necessario imparare a lasciare andare, a staccarsi, a non appropriarsi. E comprendere anche che nessuno ha tutte le risposte per l'umana avventura, neanche le chiese, tantomeno quella cattolica, che pensa di avere la risposta per ogni dimensione dell'umano. La sentenza di ieri, dell'altro ieri, la dice lunga su questo. Ma al contempo comprendere che nessuno di noi, ma proprio nessuno, è lontano dal divino. La spiritualità è dunque un cammino, ma nella consapevolezza che vi sono tanti cammini spirituali. Quante sono le persone che li compiono? Non c'è un cammino spirituale da compiere. Perché tutti i sentieri sono essenzialmente uno, perché uno è lo spirito, uno è il respiro, ma poi ci sono le persone concrete che vivono tutto questo e ognuno le vive queste dimensioni in maniera diversa. Stiamo attenti a non confondere mai unità con uniformità. Purtroppo nella Chiesa Cattolica in particolare abbiamo sempre inneggiato all'uniformità. No, la fede è una, perché tutti crediamo nello stesso Gesù Cristo. Questo vuol dire essere cristiani. Ma ciascuno vive con la propria storia, con il proprio carattere, con la propria psicologia, con il proprio cuore. Ecco, la spiritualità del creato crede fortemente, fermamente, quindi, anzitutto, che noi siamo parte di questo creato. Ecco, questo è un tema, guardate, fondamentale, fondamentale. Noi siamo parte di questo creato, noi siamo creature, noi siamo creato. La tentazione, quella dell'ecologia, è quella di pensarci fuori dal creato, capite? E invece dobbiamo cambiare proprio prospettiva, cambiamento di mentalità. Dobbiamo guardare dal di dentro, non dal di fuori, la creazione, di cui siamo parte. Questa non è una battuta, ma noi siamo veramente della stessa materia di cui sono fatte le stelle. Senza di esse non ci saremmo, siamo nati da lì. La storia umana è una storia galattica.
Noi abbiamo dimensioni galattiche, ma purtroppo ce ne siamo scordati. Abbiamo perso in favore dell'antropologia, abbiamo dimenticato la cosmologia. Guardate che tutte le grandi civiltà del passato, ma tutte, iniziavano a parlare dell'uomo a partire appunto da una cosmologia, da una cosmogonia in realtà. La Genesi, il libro della Genesi, parte proprio da questo, da una creazione. Ma una volta che abbiamo dimenticato questo aspetto, ci siamo focalizzati sull'uomo come se fosse il centro di tutto. Questa è una grande mancanza, esserci separati dal cosmo, ontologicamente. E dire che padri della Chiesa, greci soprattutto, dicevano queste cose. Peccato che tutta la mistica medievale diceva queste cose. Meister Eckhart, Hildegard Bingen, Tommaso anche, Matilde di Vandeburgo, Niccolò Cusano, tutti personaggi che avevano una visione diversa. E noi adesso l'abbiamo riposto tutto nell'oblio. Allora abbiamo bisogno di tornare a questa spiritualità del creato, che ci faccia finalmente respirare, che ci faccia sentire parte di un universo che ha le stesse leggi dell'universo, perché noi uomini obbediamo alle stesse leggi dell'universo. Siamo parte perché dovremmo rispondere ad altre leggi, capite? Ora, la spiritualità del creato ti dice che se tu percorri una via puoi giungere a fare esperienza di quell'energia, di quella luce, di quella vita, di quel soffio, di quella vitalità che qualcuno chiama Dio. Tu puoi arrivare a fare questa esperienza. Devi percorrere però dei percorsi. Scusate il gioco di parole. Devi passare da lì. Allora ne possiamo individuare quattro vie della spiritualità del creato. La prima è quella che viene denominata, questo è ancora Fox che parla così, via positiva, la via positiva. Questo ci insegnerebbe innanzitutto di smetterla con un cristianesimo listato a lutto. Guardate che il nostro cristianesimo uso il termine religione, ma anche se non lo è, ma è un'esperienza religiosa listata a lutto, tutta un po' grigia. Infatti i giovani che sono furbi non ci stanno più, nessuno è autolesionista. La via positiva cosa ci dice? Recupera la tua creaturalità. Sei parte del creato, recupera questo aspetto. Sei creatura. Recupera la tua terrestrità, la tua animalità, apprezza la fisicità, ama la tua corporeità. Ditemi se non è vero, ma quanta morale cattolica ha negato tutto questo? Ci ha fatti sentire, forse non tanto la mia generazione, ma basta sentire i vecchi. Cioè, essere cristiano voleva dire equipararsi a degli angeli. Ha degli angeli. E i grandi valori erano tutti quelli che erano contro il corpo. Contro il corpo. Pensate il valore che abbiamo dato alla verginità. Noi, capite, non abbiamo un corpo, siamo il nostro corpo. Ma quanto abbiamo negato il nostro corpo?
Ecco, la spiritualità, la via positiva ti dice recupera la tua sensualità, i sensi, l'eros, il piacere. Abbiamo negato il piacere. Tutto ciò che è piacevole l'abbiamo demonizzato. Noi Chiesa, cattolica. Allora, forse questa via, questa spiritualità ci dice che lo stupore e il piacere sono rilevanti per la nostra avventura umana. Dobbiamo tornare a stupirci della creazione, dei misteri della natura, di tutti gli esseri. Guardate che il nostro grande peccato è l'incapacità di stupirci, non ci stupiamo più di nulla. Cominciare a stupirci di questo creato, dall'insetto alla galassia che ci sovrasta. Stupirci del microcosmo, del macro. Ciascuna cosa è parola di Dio, uno specchio di Dio che brilla e risplende, diceva Hildegard. Tutto, anche un insetto, un fiore, tutto è specchio di Dio che brilla e risplende. Se il creato è benedizione ed è costantemente una benedizione originale, allora la nostra risposta adeguata non può essere che la gioia, il piacere, fare esperienza. Capite? Questo vuol dire fare esperienza di Dio. È lì che farà esperienza di Dio. Perché Dio è in tutto questo. La seconda via, la via negativa, quindi via positiva, via negativa. Cosa ci dice? Lascia spazio al vuoto, lascia essere il silenzio, lasciati svuotare anche dal dolore, perché il dolore c'è, lo proviamo, non fuggirlo, fa parte di te, attraversalo e poi lascialo andare. Anche l'oscurità, anche la sofferenza, anche l'abbandono sono rilevanti per la nostra vita. Quando facciamo esperienza del nulla, dell'oscurità, del silenzio, quando ci sentiamo svuotati, tutto questo è parte rilevante del nostro viaggio, perché siamo noi. Capite? Non tradiamo nulla di ciò che ci riguarda, neanche il dolore, neanche la sofferenza. Qualcuno ha detto che la soluzione del dolore sta nel dolore. La soluzione del dolore sta nel dolore, per questo che bisogna attraversarlo. Non bisogna bypassarlo. Ci sono molte esperienze che ci dicono che gli insegnamenti più grandi sono proprio passati di là. Una sconfitta, una delusione, un tradimento, una malattia. E chi ha il coraggio di attraversare tutto questo può uscire come uomo trasformato, come donna trasformata. Il dolore come la paura non si scavalca, lo si attraversa. Diamo cittadinanza alla paura, diamo cittadinanza alla paura. Guardate che oggi noi viviamo in un contesto dove abbiamo il terrore della paura, abbiamo paura della paura, e no. Se noi abbiamo paura della paura, insegniamo ai ragazzi, ai giovani a vivere così,
non avremo mai una generazione coraggiosa, perché il coraggio non è il contrario della paura. Il coraggio è solo una paura attraversata. Il coraggio è solo una paura attraversata. Terza via, la via creativa. Una volta che hai vissuto la via positiva e attraversato quella negativa, allora puoi cominciare a compiere un'opera di creazione, perché noi non siamo altro che opere d'arte in via di compimento. Quindi, cosa ci dice questa via? Emergi, sboccia, vieni alla luce di te stesso. Vieni fuori per quello che sei, perché tu sei unico. Sei unico, sei un'opera d'arte. Sconfiggi le paure, attraversale e smettila con i sensi di colpa e con i tuoi sensi di inadeguatezza. Guardate che noi ci stiamo giocando tutto sull'adeguato e inadeguato, sul capace e incapace. Ma ci sono persone che non sbocciano mai, non si creano mai, non vengono mai alla luce di sé, perché fin da bambini c'è sempre stato qualcuno che gli ha detto: tu non ce la farai, tu sei inadeguato, ma cosa ti metti in testa? Ma lascia perdere i sogni. No, noi abbiamo il compito, il diritto, il dovere di portare alle estreme conseguenze tutto quello che abbiamo all'interno. Non diamo ragione alle voci che ci portiamo dentro, chissà da quando, cioè quelle che continuano a ripeterci da anni forse, a causa di genitori, educatori, sopravvalutati, perché qualcuno ha dato un potere enorme a queste persone, devastanti, fossero anche i genitori. E qui si aprirebbe tutto un mondo. Guardate, con questa cosa di amare i genitori non vanno amati. Il comandamento non dice di amare i genitori, onora padre e la madre, che è tutta un'altra cosa. Chiudo la parentesi. Quindi portiamo alle estreme conseguenze quello che siamo, perché siamo unici e ripetibili. La via creativa ci dice che possiamo fidarci anche delle immagini e dei sogni che ci portiamo dentro. Meister Eckhart, questo personaggio, questo mistico del 200, contemporaneo di Dante, che amo molto, dice: diventa consapevole di ciò che c'è in te. Annuncialo, pronuncialo, producilo, dallo alla luce. E io credo che Gesù di Nazareth abbia proprio solo fatto questo, invitato gli uomini e le donne a danzare la vita, a diventare creativi di sé. Voleva soltanto opere d'arte. Guardate che Gesù, l'ho scritto per l'omelia di domenica, Gesù non ha mai invitato a concentrarsi sull'aldilà. Questa è una cosa impressionante. Era il suo messaggio, era tutto per l'aldiquà, tutto per di qua. Quello che lui cercava di infondere era di vivere finalmente una vita in sovrabbondanza, una vita, quella che è tradotta male, è la vita eterna. Ma vita eterna vuol dire vita dopo la morte. Vita eterna significa una vita così bella, così forte, da vincere anche la morte. E questo tipo di persona che cercava di incoraggiare Gesù: portati ad essere eterno, tu lo puoi. Gioca sulle energie che ti porti dentro, tu sei eterno. La quarta via, la via trasformativa. Una volta che hai compiuto questo viaggio, attraverso la via positiva, negativa e creativa, allora
finalmente potrai trasformarti e con te trasformare il mondo. Parafrasando un detto ebraico, quando dice che chi salva una vita salva il mondo intero, chi trasforma la propria vita trasformerà il mondo intero. E allora da questo derivano anche una sorta di comandamenti, no? Perché a un certo punto bisogna vivere con dei dettami forti, dobbiamo impegnarci. Se siamo in costruzione di noi, dobbiamo portarci a costruzione, cioè compiere questa opera d'arte. Il primo comandamento è, per questa vita felice, per questa vita compiuta, realizzata, è questa. Matthew Fox dice: innamorati almeno 3 volte al giorno. Questo è il grande comandamento. Innamorati almeno 3 volte al giorno. Cosa significa? Innamorati, appassionati, lasciati vibrare dentro perché tu stai contemplando qualcosa. Piangi qualcosa, che sia una galassia, una stella, un fiore. Innamorati di un altro essere umano, possibilmente diverso da te. Se sei italiano, di uno straniero. Se sei eterosessuale, di un omosessuale. Se sei bianco, di un nero. E avanti così. La diversità. Innamorati della diversità, perché l'unica nostra grande ricchezza è la diversità. Vivere la spiritualità del creato significa vivere, appunto, dicevo prima, stupendoci. Cos'è lo stupore? Proviamo a definire lo stupore, che non è quello banale, che poi non è banale, ma noi lo pensiamo banale, quello dei bambini, perché forse gli unici ancora che riescono a stupirsi sono i bambini, quando rimangono a bocca aperta di fronte a qualcosa. Forse lo stupore e la capacità di rimanere aperti all'imprevedibilità. Guardate che questa è grossa, Chi si stupisce è perché è rimasto aperto all'imprevedibile. Il fatto che oggi noi non rimaniamo più aperti all'imprevedibile, perché aspettiamo soltanto lo scontato, il già dato, il già conosciuto, e stiamo morendo di noia, di depressione. La depressione è la malattia di chi non vive più lo stupore, perché se tu non ti aspetti più nulla, vivi soltanto del già dato, del consueto, ma a lungo andare muori di inedia. Rimanere aperti all'imprevedibilità e godere di ciò che non ci saremmo mai aspettati. Stupirsi significa guarire dallo scontato, dal déjà vu, dal solito. Questo vale per un rapporto di coppia, perché essendo l'altro un mistero, tu devi rimanere aperto allo stupore, perché l'altro potrà sempre raggiungerti con qualcosa che non ti attendevi. Sentite cosa dice Eraclito, siamo più di 2000 anni fa. Eraclito scrive: non troverai mai la verità se non sei disposto ad accettare ciò che non ti aspettavi di trovare. È fantastica questa cosa, ve la ripeto, perché non troverai mai la verità, non farai mai esperienza della felicità, del compimento di te, se non sei disposto ad accettare, ad accogliere ciò che non ti aspettavi di trovare. Capite che cos'è lo stupore? Il fatto è che noi chiudiamo con tutto quello che pensiamo inimmaginabile. E invece no.
solo lì che può nascere. E Jacques Derrida, un filosofo francese, dice che qualcosa di nuovo può fiorire soltanto quando ci si impatta con l'impossibile. Rimani aperto all'impossibile, perché finché speri nel possibile non succederà mai niente. Interessante che Maria è caduta, anche lei era di quelle che si aspettavano soltanto il possibile, quando dice: ma come è possibile? Non conosco uomo. Ecco, capite, la verginità in fondo è la declinazione dello stupore, rimanere aperte all'impossibile. Il mito della verginità, stiamo attenti. Secondo comandamento, osare l'oscurità. Osare l'oscurità. Cosa vuol dire? Facciamo pace con l'oscurità. Guardate che l'oscurità, il buio, quello che accennavo prima, ma è fecondo. Noi pensiamo che ci sia vita soltanto la luce, nella luce, no? Noi siamo stati concepiti nell'oscurità. E i primi 9 mesi li abbiamo vissuti nell'oscurità. L'oscurità è un grembo fecondo. Osare l'oscurità significa entrare nel nulla e lasciare che nulla sia nulla. Significa permettere al dolore di essere dolore. Significa, in ultima analisi, vivere quello che Giovanni della Croce diceva e chiamava notte oscura. Entrare nell'oscurità ci salva dalla disperazione, perché lì si può rivelare il mistero. Dobbiamo recuperare il mistero nella nostra vita. Il mistero non è qualcosa che non comprendiamo ancora, questo si chiama problema. Il mistero è quello che è quella dimensione talmente grande, talmente forte, talmente bella e immensa, che si rivelerà a te nella misura in cui tu accetti anche di non comprendere. E poi, terzo comandamento, non avere paura di generare. Noi siamo generativi perché siamo divini. Questo Dio che ci portiamo dentro, che energia, che forza, che luce, che espansione, ci trasforma, ci inzuppa di Lui e possiamo diventare generativi. Meister Eckhart scrive: noi siamo eredi del tremendo potere creativo di Dio. Generare. E non vuol dire mettere al mondo figli, stiamo attenti, anche i conigli mettono al mondo figli. C'è un modo di generare molto più grande, molto più sublime. Essere fecondi nei nostri rapporti interpersonali, mettendoci in gioco in un gioco d'amore, di cura. E poi ultimo, essere compassionevoli come il nostro Creatore celeste. Perché noi possiamo essere compassionevoli. Dio è il compassionevole, come recita anche uno dei primi nomi dei 99 nomi di Allah. Dio è il compassionevole. E quindi siamo chiamati a vivere
da figli nella compassione del Padre. Questo d'altronde l'ha insegnato appunto Maometto, Gesù, Lao Tse. E cosa vuol dire essere compassionevoli? Patire con. E come si fa a patire con? Certo, perché siamo tutti collegati. Guardate che nessuno può dire a me non interessa. Il mio dolore è il tuo dolore, ma soprattutto il tuo dolore è il mio dolore. La mia gioia è la tua gioia. Siamo tutti fasci interconnessi, tutti, ma non solo tra di noi, tra tutta la vita che esiste, tutta la vita che esiste. Quindi essere compassionevole vuol dire proprio vivere questa giustizia, perché è una questione di giustizia, di omeostasi, la ricerca di equilibrio intrinseca in ogni cosa, dagli atomi alle galassie, agli uomini e agli animali. Per cui l'essere misericordiosi non è mero invito moralistico, ma l'unirsi della specie umana alla danza del creato, nella ricerca di un equilibrio. Essere compassionevoli significa cominciare a danzare con tutto il creato, perché tutto il creato possa finalmente portarsi alla luce, perché tutto il creato sta andando verso un compimento. Allora chiudo con quello che dicevo prima. È un tema che mi sta a cuore, ma ve lo consegno come compito, ecco, di approfondimento, perché è un tema molto grande, ecco, mi piacerebbe magari più avanti approfondirlo, ma oggi noi parliamo di ecologia, ma non ha più nessun senso. Ecologia etimologicamente significa discorso sulla casa, o della casa comune, possiamo dire. Qual è l'idea dell'ecologista? E trattiamo bene questa terra perché ci deve ancora servire a lungo. Capite? La prospettiva. Visto che noi siamo all'apice, siamo sopra, questa terra è un grande supermercato che va trattato bene perché le sue risorse ci serviranno ancora a lungo. Se noi le sprechiamo subito non c'è più futuro per gli altri. È una sorta di armistizio. Siamo ancora dentro il mito scientista di stampo giudeo-cristiano. Guardate che ha fatto molto danno, quell'inizio di Genesi, quando Dio dice all'uomo: ti do tutto il creato e tu domina su tutte le cose. Paniker invita a parlare, lui, ma poi in realtà se ne parla tanto adesso, di ecosofia, sapienza della terra. La terra non è un oggetto da sfruttare anche se benevolmente, anche se delicatamente. La terra è un essere vivente. La terra è un essere vivente. E come tale è indisponibile, perché la vita è indisponibile. Noi ne siamo parte inscindibile. Non siamo sopra. Non siamo semplici spettatori di una realtà inerte di cui siamo a capo e ne possiamo disporre a piacimento. Lo scopo quindi non è dominare la natura, ma trasformarci in essa. Noi non viviamo su questa terra, noi siamo questa terra, capite? Siamo questa terra. F-
Fortunatamente anche l'Occidente, piano piano, sta prendendo coscienza di una verità fondamentale che altrove, in Oriente, sono millenni che viene raccontata, la troviamo nei testi sacri, cioè che tutto è vivo, tutto è vivo. Cosa vuol dire? Che tutto, anche la terra, ha un'anima, cioè una propria vita. Diciamo in un altro modo, tutta la terra, tutta la creazione, ha in sé un divino principio animatore. Dentro. Dio non è lassù, Dio è l'anima dell'universo. E la vita dell'universo. È il fondamento dell'universo. L'universo ha questo carattere energico, una vitalità divina. Dio è in tutto ciò che esiste. E guardate, questo non diciamo niente di nuovo, ma già in Occidente, ma in Oriente, l'idea di anima mundi, dell'anima nel mondo, dentro il creato, è una verità che da sempre è stata portata avanti. È una cosa molto interessante che non è mai stata condannata dalla Chiesa. Il concetto di anima mundi non è mai stata condannata dalla Chiesa, a patto che non si confonda questo principio energetico, questa vita, con lo Spirito Santo. Ma c'è questa vita all'interno. Per cui fare nostra una spiritualità del creato ci aiuta a smettere di cercare la divinità in alto, per cominciare a scorgerla in ogni cosa e sapere che tutto è sacro, tutto è vivente, tutto ha dignità e non possiamo usare semplicemente. Sentite questa bellissima affermazione di Paramahansa Yogananda, che qualcuno conosce, ecco. Dice: Dio dorme nei sassi, si sveglia nelle piante, si muove negli animali, inizia a rendersi conto di sé negli uomini. Fantastico, questo è Dio. Questo è Dio. E noi pensiamo ancora che Dio sia lassù in cielo, a cui bisogna rivolgersi con le preghiere per avere un po' di salute, un po' di bene, magari che ci faccia andare bene qualcosa, ma questo è paganesimo, non è cristianesimo. È giunto il tempo di dare inizio a una spiritualità globale, grande, che respiri. Occhio, non stiamo parlando di panteismo, che dice che tutto è Dio, ma di panenteismo, cioè che Dio è in tutte le cose. Questo è diverso. Non tutto è Dio, ma Dio è in tutto. Questo lo diceva Matilde di Magdeburgo, altra donna medievale, tra l'altro venerata come santa dalla Chiesa anglicana. E quando Gesù dice: guardate che il regno di Dio è in mezzo a voi, non vuol dire in mezzo qui tra di noi, è dentro di noi, è dentro le cose. È il respiro, è la forza, è il principio che fa deflagrare la realtà. Dio non è l'essere con sembianze umane che se ne sta lassù in cielo a guardare che tutto vada bene, a gestire, anche perché se fosse così sarebbe un disastro questo Dio, perché non azzecca una. E non è un Dio che interviene, perché 6 milioni di ebrei ci dice qualcosa a riguardo. Egli è l'inesprimibile, l'ineffabile, al di là della mente, al di là della vita, al di là del visibile.
dice Dionigi, altro medioevale. E quindi Dio non è in un luogo o in un tempo, ma tutte le cose sono in Lui e Lui in tutte le cose. Sant'Anselmo d'Aosta, siamo nel 1081, quando scrive il proslogio. Io mi chiedo, ma perché non diciamo più queste cose e continuiamo a dire boiate, dicono i preti? Cioè, se noi cominciassimo nelle nostre omelie a riportare il cristianesimo al centro di queste cose, forse saremmo un pochino più significativi. Allora, Dio è questa vita, è questo soffio, questa energia che fa una la realtà che esiste. Sì, perché se tutto questo è dentro a tutto ciò che esiste, vuol dire che tutto è uno, capite? Tutto è uno. Siamo ancora noi occidentali a aver sdoganato il principio della dualità, ma non c'è dualità. Guardate che la dualità ha fatto tantissimo danno, bianco-nero, bene, male, santo-peccatore, materia e spirito, tutto è diviso, tutto è di questo, siamo stati noi occidentali, ma per l'Oriente tutto è uno perché Dio è uno e se Dio è in tutte le cose, tutto è uno. Non siamo separati. E questo principio, questo spirito, pur non essendo una persona, è una presenza, dà una sensazione di radicamento che produce pace nell'animo, un senso di connessione, e questo aiuta ad avere attenzione verso gli altri, perché quello che succede a te e quello che succede a tutto ciò che è vivente mi riguarda, perché siamo tutti connessi. E guardate che con questa sensazione la vita può cambiare, perché sperimenteremo finalmente la pace, il riposo, si scoprirebbe una capacità di vivere la vita che prima non si aveva. Anche nei momenti bui si avvertirà qualcosa che sostiene, che aiuta. Guardate, noi purtroppo usiamo il termine onnipotente. A parte che nella Bibbia non si trova mai la parola onnipotente, siamo già stata un'invenzione poi della Chiesa a dire che Dio è onnipotente. Dio non è onnipotente. La Chiesa ortodossa, gli ortodossi, l'Oriente cristiano dice che Dio parla piuttosto di Pantocrato, colui che sostenta lei, bellissimo, colui che sostenta, che regge, che porta, questo è l'amore. E questa forza in tutto ciò che esiste, onnipotenza vuol dire che Dio può fare tutto, ma abbiamo detto o non c'è riuscito o non può. Allora, capite, se riuscissimo a entrare in questa nuova spiritualità, che poi nuova non è perché ha passati secoli, allora ci sentiremmo veramente dentro una creazione, parte di una creazione che è sostenuta da questo amore, che feconda, che porta avanti, che sospinge verso un porto di bene e che fa superare la morte, perché in ultima analisi questa forza si chiama amore e l'amore è sempre più forte della morte. Sì, Dio è la forza infinita dell'amore che funge come collante che tiene unito tutto ciò che esiste. E questa capacità di fare esperienza del divino tutto intorno a noi, questo sguardo nuovo l'hanno avuto i mistici, e per questo che, per ereditare un termine di Rahner, che poi non era di Rahner ma perché l'ha preso anche lui da Panica, il futuro del cristianesimo o è o sarà mistico o non è. Grazie.